in compagnia del regista Ruggero Cara e del ex PM che ha condotto indagini importanti come quelle di Mani Pulite e scoperto l'orologio P2, Gerardo Colombo. Scritto da Augias e da Giorgio Ruffolo, perfetto, stiamo per vedere in scena Processo a Cavour. Prima domanda, la rivolgo a lei. 150 anni di festeggiamenti per un'Italia. Cioè, festeggiamenti, perché non sono 150 anni. 150 anni di festeggiamenti ancora no, ma, sì, ma accingiamo a festeggiare quest'Italia che 150 anni che esiste. Nella realtà, secondo lei, è un'Italia ancora di tipo feudale, non integrata a livello etnico, oppure no? È vera questa unità? Beh, forse di tipo feudale mi sembra eccessivo. Secondo me però manca molto il senso della comunità, dell'essere una nazione, quello credo che ci sia ancora della strada da fare. Perfetto. E suppongo tanto. Chiedo a lei, in due battute, Camillo Benso, conte di Cavour oggi. Me lo fanno in tanti questa domanda qua, ma proprio non riesco a trovare nessuna relazione con nessuno. Tanto c'era un'altezza proprio di dibattito politico formidabile, allora anche il sacrificio politico anche di persone di questa levatura è stato non poco. Per cui proprio al momento non vedo nessuno. Ultima battuta, mi viene da domandarle se c'è ancora qualcosa, qualche indagine che è rimasta nel cassetto e vorrei tirare fuori. Cioè, adesso stiamo facendo, siamo andati a prendere Cavour, che sono 150 anni che è morto. No, adesso al di là delle battute, sai, è un po' difficile da dirlo da parte mia, io ormai sono 4 anni che non faccio il magistrato. Io credo che di cose da scoprire in Italia ce ne siano tante, tante davvero. Quando abbiamo fatto Mani Pulite, credo che abbiamo scoperto una parte e non una grande parte della corruzione. Ci sono tante cose, ci sarebbero tante cose da evidenziare, da far emergere ancora. Allora, guardando, si fa molta fatica. Immagino, ma possiamo concludere così, guardando avanti. Noi ci salutiamo, ci congediamo. Io vi ringrazio di essere stati con voi e ringrazio anche gli spettatori di Viva la Radio Network. Da Torino è tutto. Bene, buonasera. Buonasera.